siate assidui nella preghiera e nella meditazione. Voi già mi avete detto di aver incominciato. Questa è grande consolazione per un padre che vi ama al pari dell'anima propria. Continuate a progredire sempre nel santo esercizio dell'amore verso il Dio. Filate ogni giorno qualche poco, sia di notte alla fioca luce della lampada e tra le impotenze e la sterilità dello spirito, sia di giorno nel gaudio e nell'abbagliante illuminazione dell'anima. Pace bene a tutti, fratelli e sorelle carissimi. Oggi Padre Pio ci rivolge ancora un pensiero sulla preghiera, sulla meditazione, che può essere per noi di stimolo nelle difficoltà quotidiane che ognuno di noi è chiamato a vivere. Padre Pio ci esorta a essere assidui nella preghiera e nella meditazione. Assidui, cioè a pregare sempre, a meditare sempre, a non lasciarci prendere dagli stati d'animo. Spesso noi siamo un po' vittima degli stati d'animo. Quando siamo contenti, fervorosi, magari preghiamo tanto, troviamo anche grande gioia nella preghiera, magari nei momenti o nei periodi in cui attraversiamo dei momenti di aridità, di stanchezza, magari abbandoniamo la preghiera, abbandoniamo la meditazione e quindi siamo un po' come dei bambini capricciosi che fanno qualcosa quando vogliono e non la fanno quando non vogliono. Padre Pio ci esorta ad essere assidui, cioè perseveranti. Ecco, ciò vuol dire che dobbiamo pregare e quando siamo fervorosi, gioiosi, sereni, contenti e quando magari attraversiamo quelle giornate un po' uggiose, nuvolose, di pioggia, quelle giornate più tristi in cui l'aridità prende il cuore, in cui ci sentiamo stanchi, vorremmo fare tutt'altro piuttosto che dedicarci alla preghiera. La perseveranza, l'assiduità nella preghiera e nella meditazione ci garantisce il cammino spirituale. Padre Pio ci esorta a camminare e a progredire in questa vita, in questa via, a non accontentarci di quello che abbiamo già raggiunto, ma a tendere sempre a fare qualche passo in più. Ecco, questo riempie di gioia il cuore di Padre Pio, che è il cuore di un padre che ama i suoi figli e che gioisce nel vedere i suoi figli che camminano secondo i suoi insegnamenti, che seguono la via del Signore, che si sforzano di camminare sulla via del bene e di crescere nell'amore di Dio e nell'amore dei fratelli. Padre Pio ci esorta dunque a questa preghiera assidua, a questa meditazione costante, sia quando viviamo momenti gioiosi, sereni. Padre Pio parla di giornate luminose, abbaglianti illuminazione, eccetera, ma anche quando attraversiamo quelle gallerie, come quando siamo in autostrada e magari dobbiamo attraversare quelle gallerie interminabili, male o poco illuminate, che sembrano quasi imprigionarci, ci danno un senso di paura, di timore. Sono quei momenti, quei periodi della vita caratterizzati dalla stanchezza, dallo sconforto o dall'aridità soprattutto. Anche in quei momenti il cristiano, il discepolo di Cristo, non deve rinunciare alla preghiera. Sarà una preghiera faticosa, ma sarà forse la preghiera più gradita a Dio, perché denota fede e denota fiducia nel Signore, al di là di quelli che possono essere i sentimenti che in quel momento proviamo. Seguiamo l'esempio di Padre Pio e questo certamente ci darà la forza per superare ogni difficoltà. Pace e bene a tutti.